27 bellissime attrazioni in Francia. Le scogliere di Étretat. Le scogliere di Étretat sono qualcosa come le bianche scogliere di Dover, in Inghilterra. Gli Étretat sono alte scogliere ad arco che raggiungono le profondità dell'Inghilterra. Negli anni passati, questo villaggio agricolo è stato un luogo attraente e allettante per la creazione di opere d'arte di artisti come Claude Monet e scrittori come Guy de Maupassant. Cattedrale di Reims. La cattedrale di Reims era considerata un luogo importante nella monarchia francese a causa dell'incoronazione dei re francesi in questo luogo. La costruzione di questo enorme e straordinario edificio in stile gotico durò dal 1211 al 1375. La cattedrale di Reims attira 1 milione di turisti ogni anno. La città vecchia di Strasburgo. Strasburgo è una città medievale che era la capitale dell'Alsazia. La città vecchia di Strasburgo ha stradine acciottolate fiancheggiate da edifici in legno. Secondo i turisti, il modo migliore per scoprire la città vecchia di Strasburgo è camminare o andare in bicicletta lungo i canali della città. Des Anglais, località balneare a Nizza. La Promenade des Anglais a Nizza. In Francia, ha probabilmente il percorso pedonale più famoso della costa mediterranea. Questo nome fu scelto per la presenza di turisti che trascorrevano l'inverno in questa zona fin dall'inizio del XVIII secolo. Oggi, questo resort è una delle prime destinazioni di vacanza non solo per i bagnanti, ma anche per skateboarder e pattinatori. La città di Annecy. La città di Annecy si trova nelle Alpi e all'estremità settentrionale del lago di Annecy. Questa spettacolare capitale un tempo faceva parte della Svizzera e della Sardegna. Ma si unì alla Francia nel 1860. La città medievale di Annecy è divisa in più parti da piccoli canali e ruscelli, le cui acque sono pulite, dolci e azzurre. L'attrazione più importante di Annecy è l'edificio chiamato Palais de l'Isle, che si trova nel mezzo del canale. Palazzo Fontainebleau. Il Palazzo Fontainebleau, situato a 65 km dal centro di Parigi, è uno dei più grandi palazzi reali d'estate di Francia. Nel XII secolo il Palazzo di Fontainebleau fu il luogo in cui Napoleone abdicò prima di essere esiliato all'Elba. Il complesso di Fontainebleau ha molti magnifici edifici che sono ancora più magnifici all'interno che all'esterno. Il vecchio ponte Pont du Gard. Pont du Gard è un antico ponte romano costruito sul fiume Gardon nel sud della Francia. Costruito intorno al 40 d.C. Questo antichissimo ponte fa parte di un lungo percorso che portava l'acqua da una sorgente nell'Usis alla città romana di Nîmes. La lunghezza del ponte Pont du Gard è di 49 metri ed era considerato il ponte più lungo dell'antica Roma. La storica città di Carcassonne. Carcassonne è una città storica e fortemente fortificata nella regione della Linguadoca Rossiglione. La città di Carcassonne ha 2500 anni ed è entrata a far parte della Francia a metà del XIII secolo. Un tempo, la città di Carcassonne era il centro dell'industria tessile laniera francese. Nel XIX secolo Carcassonne divenne una famosa meta turistica con l'attuazione del progetto di ricostruzione della città. Cattedrale di Chartres. La cattedrale di Chartres si trova in una cittadina vicino a Parigi che sembra troppo piccola per essere una cattedrale. La vasta navata.
I vestiboli decorati con belle e magnifiche sculture e le finestre con vetri colorati sono tutti tra i punti salienti di questo edificio del XII e XIII secolo. La cattedrale di Chartres è uno dei migliori esempi di architettura gotica francese. Duna di sabbia di Pila. La duna di sabbia di Pila, situata nella baia di Arcachon, ha la spiaggia sabbiosa più lunga d'Europa. Questa spiaggia si sposta verso est di circa 4,5 metri all'anno. Questi sviluppi hanno causato la distruzione di alberi, un collegamento stradale e persino un hotel. In cima alla duna si gode una vista spettacolare della costa atlantica e dell'insenatura della baia da un lato e di una grande pineta dall'altro.